stavo giocando sul mio mondo vanilla quando è successo questo. Cos'è stato? Ma io ho sentito un'esplosione lontana. Dov'è la mia casa? La mia casa? Quello è ciò che resta della mia casa. Cosa è successo? Perché è esploso tutto? Ma io non... No, per favore, ma questo era il mio mondo vanilla. Io, raga, sono entrato nel mio mondo vanilla e questo coso è esploso tutto. Ma questo è il mio mondo, esci. Ma chi sei? Ma poi cosa... No, prima di tutto non esco, ma come ti permetti, raga? Cioè, come se qualcuno arriva così e dice: ora esci dal mondo. Ma chi sei? Ma no! Ma scusa! Oh! Poi cosa sono queste costruzioni in giro? Io non mi ricordavo mica ci fossero. Da quando è che sono spawnate? Pure qui, tutto esploso! Tutto esploso! Assurdo! Che diavolo è sta cosa? Ma che... Allora, c'è un signore qui dentro, ma sembra ci sia effettivamente anche un ascensore. Questo sembra sia un ascensore. Perché c'è del... ketchup? Perché cosa... perché che cos'è sta roba? Perché c'è del ketchup? Non voglio sapere. No, non aprire. Perché non aprire? Vabbè, allora spacco, se permetti. Cos'è successo? Si è aperto questo. Io credo che quel rumore abbia fatto aprire questo passaggio, perché prima non c'era. Ma raga, io sto notando che però ho 18 diamanti e della pizza. Io non vorrei che la pizza, perché a me ricorda qualcosa, sapete? La pizza, pensateci, è palesemente italiana, cioè è di origine italiana. Io non vorrei che questo simpaticone inizi con la M e si chiami Mario. Non lo vorrei proprio. Non è, ma questo, allora, questo può ricordare Mario, ma non è lui, non è affatto lui. Ma che diavolo. Ok, è caduto, perfetto, sì. Ma dove sono, scusatemi, in tutto ciò? Dove caspita sono? Che caspita è? Qua continua, ok, perfetto. Io credo che qua però Mario rispawni. Quindi direi di muoverci prima che rispawni, perché giuro che rispawna. So come funzionano questi mostri, purtroppo. E non vorrei che... Oh, ok, perfetto. Ora non puoi più giocare. Lascia questo gioco. Cioè, cosa vuol dire? Sono intrappolato qua. Sì, sono intrappolato qua, a meno che tecnicamente io non utilizzi l'ascensore. Stupido Mario, solo che è di nuovo lì, vedo. E quindi tecnicamente dovrei risconfiggerlo. Certo, non è che sia così difficile. Quindi, ragazzi, avete fatto caso ad una cosa? Io qui posso fare questa cosa? Sì, è stato molto bello Mario, però io adesso mi devo sbrigare, anzi, per sicurezza, per non cadere, faccio così, va? Perfetto, scendiamo. Sono sceso. Certo, raga, che comunque queste cose non sono normali, cioè... Mezz'ora fa, improvvisamente, ho sentito un rumore provenire da casa mia. Che cos'è stato? Non capivo cosa fosse. E attenti, qua arriva la parte inquietante. Entro, controllo un po' di cosette nelle ceste, mi prendo un po' di materiali. Ma io avevo sentito un rumore e mi si toglie il pavimento da sotto. Però qua, mentre cado, inizio a levitare. E questa è la mia reazione. Ma che cosa sta succedendo? Ma dove sono? Che cos'è sto posto? Perché sto scendendo? Aspetta, no. Fermi tutti, che diavolo c'è lì? No, mi si è scurata la visione, raga, cosa succede? Perché ho blindness? No, ti prego, dai, per favore, ho paura. Accidenti, qua c'è pure la lava, si scavo sopra. Oh, per carità, per carità. Che diavolo è sto posto? Perché è tutto buio? Oh, ma questo è il portale della Twilight. Ma che caspita ci fa nel mio mondo di Minecraft? Dovrebbe essere un mondo vanilla. Beh, a sto punto l'unico modo per capire che cosa sta succedendo è entrare nel portale. Oh, accidenti, che cosa sta succedendo qua? Prima regola, Dunis, mai entrare assolutamente in una casa distrutta. Mai. Ok, io credo che debba immediatamente rompere questo spawner prima che spawnino degli scheletri molto pericolosi. Via. Perfetto. L'importante è che se ne siano andati. Allora, qua ci sono delle patate che però sono cotte. Charm of Keeping. Book and Quill. Vediamo qua. Vai verso una costruzione che si distingua da tutte le altre. Ricorda sempre di guardarti dietro. Ma chi è che mi scrive questo libro? Non è firmato. No, cosa sto facendo? Fermi tutti, non è firmato questo libro.
Io perché dovrei andare verso una costruzione? Ma poi cosa vuol dire che si distingueva da tutte le altre? Cioè, non sto capendo bene. Raga, ma che cavolo... Quindi l'unica cosa che mi viene in mente di fare in questo momento è effettivamente prendere un po' di materiali e cercare di essere il più protetto possibile. Ecco, tipo, questo materiale che caspita è... È un real meteor. Che caspita vuol dire questa cosa? A quanto pare c'è un signore strano che ci scrive. E il mistero diventa sempre più fitto ogni momento che passa. Chi cavolo l'ha scritto questo libro? Che cos'è? Cioè, non ha senso, capite? Quindi decido di proseguire. Chissà cosa ci saranno di sopra quegli alberi. Cos'è questa cosa? Conopi, aspetta, conopi tree sapling. Ah vabbè, tipo un alberello per piantarlo e per farlo crescere, ma a me non interessa. Ora, quello che mi interessa a me è cercare di capire dove caspita è questa costruzione. Raga, ci stiamo capendo qualcosa di questo mondo che evidentemente c'ha qualcosa che non va, perché normalmente non ci dovrebbe essere la Twilight Forest. Ecco, questo però si potrebbe distinguere, questo albero qua, effettivamente, se ci pensiamo. Anche questo pilastro di coso potrebbe distinguersi effettivamente. Questo è un corvo. Qua sotto che cos'è che c'è? Niente, un pilastro proprio alto che si eleva. Ok, cerchiamo di seguire effettivamente una pista per capire bene, cioè, dov'è che io devo andare effettivamente. Cioè, qual è la costruzione che si distingue da tutte le altre. Oh, Dunis, non dovresti salire lì. Se sali potresti scoprire una verità molto dura e cruda. Ok, sembra effettivamente ci sia qualcosa. E di qua si sale. Ok, sono arrivato. Oh, qua c'è una cesta, Vediamo cosa contiene. Allora, sembra ci sia effettivamente il libro. E in realtà c'è una spada super forte. Vediamo, 22 di attack damage, raga. Cioè, questa qua, quella di ferro normale, ha tipo 6 di attack damage. Invece questa qua ne ha 22. È potentissima. E ci sono anche delle mele d'oro. Ma come mai ci sono tutte queste cose? Vattene se ci tiene la tua vita. Cosa vuol dire? Lui, quello sbagliato, ha troppo potere in questa dimensione. Se scopre che sei qua, il mondo viene cancellato e perderai. Allora, prima di tutto a me non interessa se questo mondo viene cancellato, perché fa abbastanza, cioè nel senso non è che ci siano chissà quante cose. Però sono adesso curioso di capire che cavolo è, chi cavolo è questo lui, perché evidentemente questa è una nuova avventura. Cos'è successo? Ho trovato un cartello, ci sono scritti dei numeri fino al 9 e praticamente con questi numeri si possono comporre ovviamente qualsiasi numero si voglia. E poi c'è una freccia che indica da quella parte ed effettivamente sembra che ci sia qualcosa da quella parte, sembra che lì ci sia una sorta di struttura. Allora io direi, prima di andare, di prendere tutto il cibo, perché sapete, non si può mai sapere che cosa si può trovare in esplorazione, raga. Io stavo anche cercando di sistemare questa mia casetta, perché l'avevo trovata. In realtà è tutto così. Cioè, allora, raga, voi, a parte non so se si vede molto, però voi vedete tipo tutto un campo disteso di erba. È tutto così sto mondo. È assurdo. Però ogni tanto si scorgono delle strutture e io non vorrei che in questo mondo ci fossero altre strutture del genere correlate ad altri mostri, perché io credo di aver già capito che questi mostri sono in number lores, perché c'era scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma quei numeri lì, è chiaro che qualcosa si tratta e non vorrei che questa sia la casa dei numbers lore. Esatto, questo è uno, raga, assurdo. No, mi sta già ammazzando, porca scurreggia, brutto. Ma no, muoio, assurdo. Non posso affrontarlo così. Anzi, attiriamolo fuori. No, così muoio, così. Porca miseria. Ok, lo attiro di nuovo all'esterno, ma stavolta sarò più furbo e mi chiuderò dietro immediatamente. Perfetto. Ora, tecnicamente, che io sappia, non può entrare, io spero, me lo auguro. E effettivamente questa è la casa dei Number Lore. E qua sembrano esserci molte cose, fra cui questa porta. Come voi ben sapete, purtroppo, in queste case, in queste strutture, io vado in modalità avventura. Ciò vuol dire che non posso spaccare né aprire le porte che non sono mie. Però questo rispona, come ben vedete, purtroppo. Quindi io direi di andare in quest'unica stanza. E qua sembra esserci un ascensore, per fortuna, perché se no non sapevo cosa fare, perché serve effettivamente la chiave per sbloccare quella porta blu che azzurra che avete visto prima. Ok, oh mio Dio, è tutto così buio, raga. E qua ci sono effettivamente delle TNT e non posso piazzare, perché appunto siamo in modalità avventura, non posso piazzare le torce. Vabbè, però posso sicuramente affrontare questo percorso al meglio. Bisogna seguire questo pattern e cerco chiaramente anche di seguirlo velocemente. E ricordo che questa cosa è stra pericolosa, perché chiaramente
se calpesto una di queste TNT io ci muoio e probabilmente non ho più l'opportunità di vedere il segreto di questa casa. Allora lì sembra effettivamente continuare e le porte sono aperte come se qualcuno ci fosse già passato qua all'esterno. Io devo stare attentissimo perché qua non è che sono molto destreggiante con questi blocchi purtroppo, però ce la sei incavata, perfetto. Aiuto. Direi di passare immediatamente perché purtroppo brutto. Ok, però allora questa trappola era molto brutta purtroppo, perché qua c'è un sacco di frecce. Ah, interessante. Beh, ne terrò assolutamente conto purtroppo. Allora, qua che cos'è che c'è? Non si vede niente, però accidenti a chi ha ideato questo percorso cipicchioso. Allora, tecnicamente, oh, bella questa spada. Ci sono un sacco di diamanti, l'obsidian ingot. Beh, allora, questo è un tesoro. E qua effettivamente c'è la chiave. Io ho sentito qualcosa dietro di me che mi spingeva. Io non vorrei dire, però... No. Questa casa è maledetta e sono solo allucinazioni, raga, non preoccupatevi. Ok, perfetto. Allora, sono tornato qua. Quelle cose che avevamo visto prima non ci sono. Oh mio Dio, no. Come faccio? Quello là mi ammazza. Però ho la spada super forte, vediamo. Aia, ok, perfetto, l'ho ucciso, perfetto. Veloce, apri la chiave, apri, perfetto. Sì, chiuditi per carità. Oddio, perfetto, Dio mio, perfetto, va tutto bene. Ora, qua c'è un altro tavolo, vedo nei miei occhi... Ma, scusate, ma voi notate che è pieno di cose, di ketchup e di sostanze radioattive, chiamiamole così. Qua, vediamo come continua, perché io ho paura, sinceramente, di ritrovarmi chissà cosa. Ah, perfetto. Perché sono... No. Fanno molto male, sono morto! Perfetto, ok, l'ho ucciso, ok, bene. Allora, ho perso un po' di vita purtroppo, però effettivamente io mi ricordo solo ora purtroppo che ho le golden apple. Ma scusatemi, io come continuo senza chiave? Ah, ok, ne ho un'altra, gli insetti me l'hanno droppata, ok, perfetto. Continuo. Molto, molto bene. Ora, tecnicamente, mi servirebbe la chiave, che però non so dove si... No, per favore, no, perché? Perché c'è della cazzpita di lava? Ok, sembra effettivamente che si stia togliendo, per fortuna. Io devo cercare però la terza chiave e qua non mi sembra ci sia. Forse è qui dove è apparsa la lava? Mi fa insospettire. Magari da questa parte o da questa parte... Ah, l'ho trovata! Perfetto, per fortuna. Vedete, ho un occhio assolutamente aguzzo e pronto per trovare ogni indizio. Ok, allora io direi di utilizzare quest'ultima chiave per aprire questa porta. Questa effettivamente è una camera da letto. Bello. Non sembra ci sia niente al suo interno. È interessante. Qua sembra effettivamente esserci una TV. Vabbè, è bello. C'è scritto, il mistero non è qua. Ci sono però molti misteri in questo mondo che sfidano ogni logica. Oh! Dunque questo mondo è pieno di misteri del genere. Chissà che cosa si nasconde fra quelle tenebre. Iscrivetevi per vedere i prossimi misteri.